Ciao, io sono Denise, la nostra struttura è la tavernetta di Pietrolecce, il San Lorenzo si alberga. Nasce prima il ristorante nell'81 e nel 2008 abbiamo aperto il San Lorenzo si alberga, che era un albergo degli anni 70. Abbiamo ristrutturato mantenendo uno stile minimale, ma cercando di rispettare le tradizioni della Sila. Allora, la Sila è un territorio straordinario, un falso altopiano, e la cosa bella proprio della Sila è che non è brulla, ma è un verde che è il verde del verde. Chi arriva in Sila resta incantato proprio da questo verde che entra nell'anima e che una volta conosciuto non ti abbandona più. Allora, grazie alla rete Destinazione Sila io ho conosciuto cosa volesse dire Revenue Management e ho conosciuto Massimo Diodato. Devo dire che all'inizio io sono rimasta molto spiazzata da questa rivoluzione delle tariffe, dei piani tariffari. Un po' era un mondo che mi lasciava un po' perplessa. Poi loro mi hanno seguito veramente passo passo, mi hanno fatto capire cosa vuol dire fare revenue, con rispetto sempre delle persone, del luogo, del cliente, e di noi siamo riusciti a fare un lavoro eccezionale. Assolutamente sì, e spero che proprio con la nostra rete Destinazione Sila possiamo diventare proprio una rete che fa revenue. Se tutti gli albergatori del territorio facessero rete, può portare un benessere al territorio stesso e tutti ne beneficerebbero, non solo gli albergatori, ma tutto il contesto territoriale. Io voglio ringraziare la Franco Grasso Revenue Team, ringrazio Rete Destinazione Sila che me li ha presentati e spero che la collaborazione non resti solo mia, ma diventi proprio di Rete Destinazione Sila. Grazie.